Come dicevo, questo qui è praticamente all'accesso alla nostra piattaforma. Il prodotto è un prodotto unico ed è di tipo multiaccesso, quindi vuol dire che diverse tipologie di utenti possono accedere al sistema ed interagire con esso. Noi prevediamo l'accesso fondamentalmente di tre figure principali, quella del professionista, quella dell'utente barra paziente e quella della rete di affetti. La rete di affetti che possono essere tutti i caregiver informali, famiglia, amici, parenti, vicini di casa, che hanno in un modo o nell'altro in carico la cura di una persona. Questo serve per chiudere quello che è il cerchio dell'informazione, per fare in modo che ci sia quanto più possibile condivisione sia del processo che è in atto di cura e riabilitazione, sia ovviamente della presa in carico della persona. Adesso io farò vedere un esempio di funzionamento dei vari servizi offerti dalla piattaforma. Sono ovviamente entrato come medico, quindi ho accesso a tutte le potenzialità della piattaforma di impostazione e ricerca. Sto effettuando una ricerca su uno dei pazienti, ovviamente dimostrativi, che noi abbiamo inserito. Qui, come vediamo, ci sono dei pannelli di controllo. I pannelli di controllo servono per gestire i diversi piani e le diverse attività che siamo in grado di erogare a questa persona. C'è un piano di attività che permette di selezionare una serie di attività di tipo sia sanitario che socioassistenziale, una terapia farmacologica, un piano di cura prettamente sanitario ed il telemonitoraggio. Andrò a dettagliare nello specifico ognuno di questi piani. Qui sulla sinistra vediamo che c'è un menu con tutto l'elenco completo delle funzionalità. Nella sezione monitoraggio c'è quello che noi definiamo il piano di monitoraggio. Che cos'è? È un elenco di dispositivi medicali o non che sono associabili alla persona. In questo caso noi abbiamo un elenco minimale di dispositivi a titolo di esempio. Per ognuno di essi noi possiamo andare a definire quali sono le giornate e gli orari specifici in cui devono essere rilevate queste misure. Lo possiamo fare sia per singolo dispositivo, sia ovviamente per singolo paziente, quindi il piano sarà totalmente personalizzato. Fatto questo, noi andremo a definire delle soglie, perché ogni persona ovviamente ha uno status diverso e poi c'è un andamento progressivo nel tempo del miglioramento della cura. Quindi io per ognuno dei dispositivi che ho assegnato alla persona, sfigmomanometro, bilancia, pulsossimetro, posso definire un target che sarebbe lo status ottimale per quella persona di quel valore di soglia, oppure ho due parametri borderline, ho un allarme marginalmente basso o un allarme marginalmente alto troppo basso. Cosa vuol dire? Che quando la misura che è rilevata in modo automatico dal dispositivo medicale viene esula da quel range che noi abbiamo definito, quindi o è troppo basso o è troppo alto, ci saranno delle segnalazioni, segnalazioni che possono essere inviate, così come vogliamo, o al medico di riferimento o ovviamente anche alla famiglia o a chi esso sia. Definito il piano di monitoraggio, possiamo andare a definire anche un piano di attività. Come dicevo prima, qui c'è un esempio di attività che possono essere assegnate. Ovviamente queste sono assegnabili sulla base del processo che vogliamo attivare. Possiamo identificare una data d'inizio, possiamo inserire delle note, possiamo quindi aggiungere o eliminare. Qui ad esempio ci sono delle note sulla riabilitazione muscolare. Questo serve allo specialista che poi andrà ad effettuare fisicamente l'attività magari a casa della persona, quindi in domiciliare, per avere delle informazioni sempre aggiornate su quello che è il modus operandi rispetto a quel particolare utente. Nella sezione visite, io che cosa posso fare? Controllo tutti quelli che sono i miei pazienti, ovviamente in questo caso noi stiamo lavorando su Federico Rossini, il paziente demo. Vedo che nella giornata odierna, quindi oggi 31 marzo, ci sono delle attività che devono essere effettuate. In questo caso vediamo che ci sono delle misurazioni, quindi tramite dispositivi medicali, ci sono delle attività specifiche, riabilitazione, somministrazione, e c'è una parte di terapia farmacologica che deve essere effettuata. L'operatore di centrale o di reparto può assegnare queste attività ad uno specifico utente. Ecco qui, come vediamo sono state assegnate tutte quante, in questo caso me le sono auto assegnate, così io le potrò visualizzare. Posso
Posso andare a modificare ovviamente le singole attività, posso controllare le note che sono state scritte. Quando io nell'erogazione del servizio lavoro su questa persona, mi ritroverò tutte le attività che devono essere effettuate. Posso ovviamente segnarle come fatte, andandole a confermare, e posso inserire delle note, tutto ok, ad esempio, che vanno a rappresentare un attimo la storia del paziente e capire tutto quello che è successo. Tornando in alto, che cosa vediamo? Effettuata la fase di misurazione, di controllo, di prestazioni e via dicendo, posso definire o una nuova terapia farmacologica, perché magari ho necessità di modificare lo stato di questa persona perché sta avanzando ovviamente la cura, e quindi qui, vabbè, tralascio, faccio soltanto vedere la schermata dove posso inserire la modalità di somministrazione piuttosto che il nome del farmaco, posologia e via dicendo. Tutto questo comparirà nello storico della persona e sarà tra le attività che devono essere effettuate. Quando io ho preso le misure tramite i dispositivi medicali, e lo posso fare o in automatico, quindi il dispositivo da solo manderà in cloud tutte le misure e noi le potremo vedere sulla piattaforma, oppure l'operatore in automatico, in maniera manuale, potrà inserire le misure, le ritroverò tutte quante nella schermata di visualizzazione, divise ovviamente per dispositivi. Le misure che possono essere rilevate sono o di tipo oggettivo, quindi derivanti da dispositivi medicali, o di tipo ad esempio soggettivo, quali l'indice di Bartel, qualità del sonno e via dicendo. Faccio un esempio sul misuratore di pressione. Possiamo vedere delle misure o in modalità grafica, quindi su un comodo grafico dove ci saranno rappresentati quando sono state prese queste misure, posso ovviamente cambiare la scala. Vedrò i valori massimi, i valori minimi, in questo caso la pressione, e ci sono dei pallini colorati. I pallini colorati mi rappresentano le soglie che abbiamo prima definito. Quindi avrò un pallino giallo nel caso di soglia marginalmente alta o bassa, un pallino rosso nel caso di soglia eccessivamente. Quindi posso avere sempre sotto controllo lo status e l'andamento nel tempo. Nel caso io volessi, ho anche la possibilità di una rappresentazione di tipo tabellare, ovviamente è tutto segnato, data, ora, dettaglio sulla misura, e sono colorate diversamente in base agli allanni, alle soglie che sono state definite. Una cosa che per noi è risultata, anche come feedback, di fondamentale importanza, è definita, noi la definiamo linea temporale. La linea temporale permette di mettere in relazione le attività con gli eventi e con gli allarmi. Quando io ho un fuorisoglia, mi scatta un allarme. Ogni volta che effettuo un'attività, questa attività viene segnata. Qui, ad esempio, c'è l'attività che prima io ho segnato come fatta, somministrazione antidolorifico 31 marzo, ecco qua, del 2016. Che cosa mi succede? Io posso andare a filtrare tra dispositivi, attività ed allarmi e vedere lo storico. Qui, ad esempio, ci sono degli esempi che noi abbiamo inserito su questo paziente di demo. Qual è lo scopo? È riuscire ad avere una netta relazione tra causa ed effetto. Supponiamo che io abbia somministrato un certo farmaco in una determinata fascia oraria e quindi io abbia un check di compliance su quel farmaco. Supponiamo che la persona subito dopo abbia effettuato delle misurazioni e risultino dei valori sballati, quindi fuori soglia e degli allarmi. Io sono in grado con questa modalità di andare a scoprire nel tempo se ci sono delle relazioni tra un determinato allarme ed una determinata attività o dispositivo che è stato associato a quella persona. Questo serve per una valutazione ancora più specifica, ovviamente, di quello che è lo status della persona presa in carico. Come diceva prima Hermes, noi abilitiamo tutti i servizi o quasi tutti i servizi che vengono ovviamente richiesti e proposti dalle linee di indirizzo nazionale della telemedicina, e tra questi c'è anche la televisita. Ovviamente adesso non posso farla vedere perché non abbiamo nessuno dall'altro lato che risponda, ma questa è la schermata che ci permette di selezionare gli utenti che sono in attesa di ricevere quindi un confronto con lo specialista, o nel caso ovviamente di teleconsulto, gli specialisti
che sono in attesa di ricevere un consulto da parte di un altro professionista. Ovviamente la piattaforma permette di effettuare anche condivisione di documenti sia da parte della struttura sia da parte dell'utente. Tramite quindi questa semplice schermata io posso o effettuare l'upload di, non lo so, qui ci sono immagini di un neo perché voglio farlo vedere ad un professionista, oppure ho caricato un elettrocardiogramma di un esame che è stato eseguito, oppure posso far caricare dei consigli che vengono spediti dallo specialista all'utente, quindi un ambiente di scambio di informazioni. Io non mi dilungo ulteriormente, poi ovviamente se ci sono domande in merito siamo a disposizione. Perfetto, Posso... grazie.